Proviamo a prenderla in giro, che ne dite? Dacia Spring sembra una di quelle auto dei vecchi film, quando era difficile fare riprese in movimento e quindi gli attori stavano in un abitacolo finto e di fianco gli scorrevano i pannelli del paesaggio e quindi loro, per dare un pochino più di realismo, facevano così con lo sterzo anche se andavano in realtà dritti. Beh, qui succede più o meno la stessa cosa, avete una zona morta al centro e praticamente potete lavorare di qualche angolo senza che effettivamente poi la variazione della direzione cambi. Eppure questa stessa auto è in grado di un'efficienza incredibile. Se la guidate bene riuscite anche a scendere intorno ai 10-11 kWh ogni 100 km, il che significa che io sono partito la mattina tranquillamente col 25% per andare in ufficio, sono più o meno 30 km all'andata e 30 al ritorno e non mi sono preoccupato più di tanto perché sapevo che questa mi avrebbe portato a destinazione. Tutto questo significa che lei almeno 250 km con una carica ve li dà, nell'utilizzo chiaramente cittadino più qualche extraurbano. Se traduciamo in termini di ricarica, vi servono 12 ore a casa, quindi la ricaricate una sola volta alla settimana anche con la corrente più lenta, perché tanto l'accumulatore non è che sia gigantesco come tutte le altre, e ipotizzando che non abbiate la presa asciugo a casa per ricaricarla, beh, in quel caso vi bastano 5 ore. Dovete trovare 5 ore nell'arco di tutta la settimana, un'ora in palestra, un'ora al supermercato, un'ora dove volete voi, per riuscire, anche non continuativamente, a ricaricare la batteria e quindi darvi quei chilometri che vi servono per fare una settimana tipo la mia. Beh, il solo prezzo da pagare potrebbe essere quello di lasciarla a 500-1000 metri dalla vostra destinazione, perché sicuramente se abitate in una città densamente popolata come Milano, beh, in quel caso una colonnina la trovate. Non riuscite a fare niente di tutto questo? Beh, allora non è l'auto che fa per voi. Provate a fare così, guardate che anche quando io smetto di insistere sulla carrozzeria lei un pochino di inerzia ce l'ha. Beh, il merito o il demerito è delle sospensioni, sono molto morbide. In questo caso è vero, il rollio lo pagate anche nelle curve più tranquille, nelle rotonde cittadine, però d'altro canto lei è un'auto molto leggera che affronta qualsiasi buca con una morbidezza estrema. Questo vi salva la schiena, ma salva anche se stessa, perché non subisce il suo stesso peso quando le buche sono di media intensità. Certo, soffre un pochino in quelle più profonde dove l'ammortizzatore fatica di più perché il colpo è molto più secco e non abbiamo un'escursione eccezionale. Però è sicura, ma di questo ne parleremo dopo. Ruotine, beh, sono sottilissime, quindi sulla neve magari può essere un vantaggio se ci mettete delle quattro stagioni o degli invernali, perché alla fine hanno un'impronta molto più sottile. In tutte le altre situazioni, anche questo ne parliamo dopo nella sezione della dinamica. Facilità di guida tantissimo, sicurezza, beh, c'è anche quella, e poi è un'auto che è sorprendente alla guida. Si guida un po' come la vecchia 205 Rally. Qui abbiamo un telaio da 970 kg, quell'auto ai tempi era addirittura molto più leggera e per guidarla bene dovevi avere un certo manico, perché sicuramente non era vita facile. Questa è ovvio al vantaggio di essere un pochino più alta, e il fatto che comunque la batteria non sia grandissima non è che va a abbassarne così tanto il baricentro. Certo contribuisce, ma tra ruotine e il fatto che sia alta, beh, dovete stare un pochino attenti in alcune situazioni. Eppure ad Ace è bastato poco per renderla sicura, un ESP tarato in modo tale da capire subito quando superiamo i limiti della fisica e quindi rischieremo di andare per la tangente. A quel punto interviene con un percettibile taglio di potenza e voilà, il gioco è fatto. Si guida un po' come il vecchio Pandino, e proprio come il vecchio Pandino, ruotine strette, un po' più alta da terra, eccetera eccetera, vi porta in questo trip nel viale dei ricordi che, finché ne avete di telaio, lei praticamente è anche divertente da guidare e giocosa più che divertente, ecco. Poi però interviene molto precisa quando voi andate a superare quel limite. Tutto questo almeno sull'asciutto, perché sul bagnato, beh, le cose cambiano un po'. ABS, SP diventano ipersensibili, quasi come una mamma apprensiva che al primo freddo dell'autunno vi mette subito la copertina per scaldarvi. In questo caso con il bagnato, specie per quanto riguarda l'ABS, il controllo viene attivato molto prima, appena percepisce un minimo slittamento lei, per sicurezza, visto che comunque non ha un'impronta degli pneumatici a terra paragonabile alle auto che solitamente guidiamo, va ad intervenire. Questo magari all'inizio un pochino potrebbe spaventarvi. Il vantaggio è che è talmente leggera e sincera che poi tutte le reazioni alla fine diventano facilmente correggibili, e complice anche uno sterzo che comunque è davvero facile, perciò non faticherete mai. Bravi, bravi, continuate a prendere in giro, però lei vi risponde per le rime, perché in realtà la sua intelligenza ce l'ha, la sua praticità c'è tutta. Provate a mettere in mano a un neopatentato una di quelle nuove elettriche che hanno tanta potenza.
Beh, rischiate addirittura, in alcuni casi ve l'ho fatto vedere in video precedenti, il torque steering, perché l'accelerazione, specie se si tratta di una trazione anteriore, è molto brutale e la coppia che viene scaricata istantaneamente a terra è tale da andare a influire addirittura sullo sterzo. Qui invece non accade nulla di tutto questo, perché lei ha una taratura appunto furba. Il pedale all'inizio è smorzato, ma è smorzato per la prima parte, in modo che quando scaricate la coppia, non è tantissima, ma è quella che anche altre cittadine termiche hanno, più o meno 125 Nm per metro, al semaforo lei non va mai a pattinare e poi super progressivamente, ma nell'arco di pochi istanti, vi dà tutto quello che ha. Un'accelerazione che è interessante nello 0,50, non è mai brutale, intendiamoci, però è sufficiente per tenersi dietro la maggior parte delle utilitarie cittadine, quelle col classico millino turbo e magari anche qualche SUV di quelli nell'allestimento base con la motorizzazione un pochino più spompa, che in realtà vi guarderanno con stupore perché voi con questa siete scattati, almeno a semaforo, in maniera molto più decisa di loro. Bene, è tempo di parlare di consumi, ma come abbiamo già iniziato a fare, è tempo di portarla al Brianza Ring. Ed eccoci qua, dati alla mano, sotto una pioggia battente, Dacia Spring si è difesa bene perché alla fine del suo percorso ha raggiunto, no aspetta, non vi dico subito la media finale, vi dico che al punto più alto della salita, quindi dopo la parte in autostrada, dopo lo scollinamento verso la parte alta della Brianza, il suo consumo era di 16,8 kWh ogni 100 km, non male considerando che quello era il tratto in cui si chiedeva un pochino di più a un'auto che fatta per la città sicuramente non è. Invece alla fine della prova la media totale è stata di 14,6. Finora tra quelle che abbiamo provato non è certo la più efficiente, ma si posiziona nella fascia di quelle più efficienti e se poi andate a portarla in città, come vi ho già detto, riuscite ad abbattere ulteriormente questo dato sui consumi. Chiaramente in autostrada, beh, lì vedere i 21-22 quando voi siete col pedale al massimo a 130, che visualizzate sulla strumentazione, in realtà sono più o meno 125, i consumi si alzano, però in generale difficile nell'extraurbano, nella città, spremerle più di 18 kWh ogni 100 km e quindi anche con una guida da hooligan praticamente i vostri 150 km sono assicurati. Parliamo quindi dei difetti che qualcuno chiama compromessi. Beh, alcuni è vero che sono compromessi, ma altri non lo sono. Uno di questi ve lo faccio vedere qua giù, si tratta dei comandi dei finestrini che chiaramente, avendo un'auto con una concezione un pochino più vecchia, si è dovuto accentrare tutti i comandi nella parte principale per poi anche andare a risparmiare sulla lunghezza dei cavi dei sensori. Beh, io ancora non mi sono abituato ad avere i comandi dei finestrini lì, però comunque almeno sono tutti elettroattuati. Tasto del bagagliaio, e no, qui non è un compromesso, è un difetto, perché vedete, io lo schiaccio ma poi lei non si apre e per aprirla devo schiacciare e tirare contemporaneamente. Insomma, metterci un maniglione un pochino più economico secondo me avrebbe reso più pratica questa sezione. Parliamo della ricarica, niente trifase, solo monofase in corrente alternata, avete più o meno 6,6 kW massimi, la possibilità di avere la corrente continua è optional e in realtà tutto ciò non è un male, nel senso che quando voi andate a ricaricarla in un utilizzo cittadino, visto che la batteria è piccola, anche a casa, anche con l'asciugo, non è che ci mettete mai troppo tempo e in ogni situazione voi non andate mai a stressare la batteria, infatti questo allunga la durata della vita al punto che Dacia ve la garantisce per 120.000 km 8 anni al 75%. La ricarica in corrente continua è un optional, ma io in realtà la sconsiglio a meno che non abbiate strettamente bisogno, innanzitutto perché è una corrente continua molto castrata a 30 kW e poi perché ricaricando in questo modo voi andreste tra virgolette a rubare una potenza, una potenziale potenza maggiore alle auto che ricaricano ad almeno 50, 70, 100, 150 kW. Insomma, questa va caricata in corrente alternata prendendosi i suoi tempi, anche perché i suoi tempi sono di sicuro inferiori rispetto ad auto con batterie che hanno il doppio della capacità e quindi magari quando andiamo sui 60, sui 100 kWh ci si mette anche dei giorni a ricaricarla in corrente alternata a casa. Parliamo anche del risparmio durante il suo utilizzo. Il fatto di utilizzare queste ruotine 165 su 70
R14 e anche un vantaggio poi nei costi di mantenimento, perché io mi sono tirato giù due dati. Sapete quanto vi costano quattro pneumatici, quattro stagioni di Nokian o di Goodyear di questa misura? Si parla di 170 euro. Anche confrontando questa gommatura con quella di una Panda, quindi un'auto che comunque ha delle ruote non eccessivamente giganti, beh, avete un bel risparmio nell'andare ad acquistare i vostri pneumatici. Anche queste cose contano. Che pratica, ve l'ho detto, ma ora ve lo dimostro. Pur essendo una trazione anteriore, quindi non ha l'anteriore libero come altre vetture, questa Dacia Spring ha un raggio di sterzo davvero ridotto. E ora ve lo faccio vedere, non la sposto neanche da qui e provo a fare inversione. Parliamo dei costi. Ho qui davanti il listino, ma in realtà ho due listini, perché io ho provato a configurare una Panda City Life più o meno con gli accessori di questa Spring ed il listino mi costa 18.650 euro, che poi con la promozione online, quella che è disponibile in questi giorni, costa più o meno 16.262. Beh, in realtà Spring Comfort ci costa 21.400 euro, sempre di listino, e ha la ruota di scorta, la retrocamera, il navigatore e la chiamata di emergenza, tutte cose che sulla Panda non ci sono. Il discorso è chiaramente quello degli incentivi che ci fa la differenza, perché abbiamo un'auto che è molto grezza in alcune sue caratteristiche, però con una buona incentivazione diventa davvero un best buy per la città, per l'extraurbano. Certo, non portatevela a viaggiare a meno che non abbiate molto tempo da perdere. Quindi sì, è eccessivamente morbida e con un rollio accentuato quando la portate in quelle poche occasioni in autostrada per arrivare a quei 130, che poi sono 125 da tachimetro, ci mette più o meno un'eternità. Però mannaggia, quest'auto più la prendete in giro e più lei vi dimostra che forse è il caso di tornare un pochino alle origini, non in termini di sicurezza ma piuttosto in termini di auto che per la città devono avere quello che serve, l'essenziale, quindi magari la connettività con lo smartphone che qui c'è, Apple CarPlay, Android Auto, uno sterzo davvero morbido, burrosissimo, facilissimo, manovre che vengono rese ancora più semplici dal fatto che quest'auto è stretta, quindi praticamente la parcheggiate dove molte delle altre auto non vengono parcheggiate. Pur essendo stretta, ha una discreta abitabilità interna, e almeno riguardo alla larghezza, perché poi in lunghezza chiaramente se siete abbastanza alti chi sta dietro viene un pochino sacrificato, però viene sacrificato con uno scopo. È un'auto che non è fatta per le grandi famiglie, piuttosto è fatta per avere un bagagliaio che anche su dimensioni così compatte ha delle dimensioni davvero molto interessanti. E la sicurezza, beh, dinamicamente balla un po', intendiamoci, però nei contesti cittadini ed extraurbani, finché non l'andate a forzare, lei c'è tutta, anche se poi sul bagnato, è vero, si paga un'impronta piccola degli pneumatici. Però non pensiate che SUV che sembrano più massicci e quindi più sicuri effettivamente lo siano. Se andate a vedere i test dell'Alce di molte auto, vi parlo di 500X, vi parlo di una Seat Arona, che a livello visivo ci danno una sicurezza maggiore, non siamo molto distanti dalle prestazioni di questa Dacia Spring. Bisogna toglierci un pochino questo pregiudizio e poi bisogna anche aggiungerci il fatto che con un'auto del genere, che è abbastanza sincera, essendo molto diretta in quello che vi comunica, la curva di apprendimento nel gestire situazioni di emergenza un pochino più al limite è sicuramente meno ripida da scalare, e poi per tutte le altre situazioni ci sono degli ADAS che intervengono dandovi una mazzata sul collo in una maniera sicuramente poco fluida, ma intervengono e riescono quindi a riportare la situazione all'interno dei binari. Vedremo quando arriveranno i test Euro NCAP, test che però chiaramente andranno a far pagare a Dacia l'assenza di ADAS, e lì il punto in cui si è andati a risparmiare, anche se c'è poi il freno che viene assistito in caso di emergenza e via dicendo. Invece per quanto riguarda i prezzi, la versione base, la Comfort, parte da 19.900 euro, ma per quel migliaio di euro di differenza in caso di incentivi io comunque vi consiglio di partire dall'allestimento top, che è quello che vi dà tutte le comodità di un'auto moderna per la città. Chiaramente non avete né frizzi né lazzi, però quello che vi serve c'è. Insomma, con questo è tutto, fatemi sapere se comprereste questa Dacia e a che prezzo la comprereste, perché secondo me è uno dei punti importanti nella valutazione di questo mezzo, il prezzo a cui verrà proposta e non quello di listino, meglio il prezzo che voi riuscite a tirar fuori sfruttando incentivi eccetera eccetera. Come al solito in descrizione trovate l'articolo con eventuali altre informazioni. Io vi saluto, alla prossima. Luigi Melita, ciao.